stiamo conquistando Carlucci di Coros, un marchio che sta veramente facendo parlare di sé, per, soprattutto per la best in class, per la sicurezza che finalmente le auto cinesi stanno dando. Ci puoi spiegare un po' come siete riusciti ad arrivare a questo risultato? Mi hanno detto che è stato per voi un target fondamentale, e poi soprattutto quando vedremo questo marchio finalmente in Europa? Certo, ma è stato parte della strategia sin dall'inizio quello di concentrare molto sforzo, molte energie e molti talenti sulla parte della sicurezza. Questo non solo perché il prodotto cinese tipicamente viene percepito come non di alta qualità e quindi noi vogliamo smentire questo, ma anche perché è diventato sempre più importante anche per la clientela comunque di tutti i mercati. Come ci siamo riusciti? Abbiamo messo naturalmente i talenti migliori, li abbiamo portati dentro Coros con questa idea di progetto da altri concorrenti, dai migliori concorrenti del settore, chiaramente la maggior parte europei, ed è stato un po' il fil rouge, il filo d'unione del nostro sviluppo degli anni passati. Quando l'avremo? In Europa? In Europa noi ci siamo già in questo momento, perché abbiamo aperto un primo mercato che è in Slovacchia. Sarà un test quindi? Che è un mercato pilota per noi per cominciare a sviluppare le nostre operazioni, i nostri processi in Europa. Noi siamo consci che il cliente europeo è molto esigente ed è molto sofisticato, motivo per cui vogliamo essere sicuri che faremo le cose nella maniera giusta. È per questo motivo che abbiamo un approccio di sviluppo molto graduale e non semplicemente arrivando perché vogliamo vendere macchine. E il posizionamento di prodotto della vettura sarà? Posizionamento di prodotto è una vettura di gamma media con un livello di qualità delle finiture e di contenuti più elevato rispetto ai concorrenti della gamma. Ma che prezzo possiamo aspettarci? La gamma di prezzi partirà da ampiamente sotto i 20.000 e sarà a cavallo quindi dei 20.000, tra sotto e sopra a seconda delle differenti versioni. Ok, e per quanto riguarda le reti di distribuzione, avete già dei partner, state lavorando su qualcuno, volete arrivare da soli? Qual è? Noi siamo stati contattati e siamo in contatto con tutti i più grandi partner potenziali in Europa, quindi distributori che hanno distribuito tipicamente altri marchi in vari paesi. Questo è successo anche in Italia. In questo momento noi non abbiamo ancora preso una decisione se vogliamo andare attraverso di loro, con loro, in partnership o direttamente. E questa è una scelta che noi faremo nei prossimi mesi a venire e poi decideremo qual è il partner più adatto mercato per mercato. Ah, se vogliamo fare delle previsioni su quando realmente possiamo vederla in Italia? Diciamo che noi da qui ai prossimi 2 anni svilupperemo e cominceremo a espandere l'Europa. Non comunichiamo ancora le date specifiche di ogni paese, ma posso anticipare che espanderemo a partire dai paesi del centro-est Europa, l'Europa centrale, dove siamo già presenti con la Slovacchia, e partiremo da lì procedendo verso ovest. Per quanto riguarda l'ultima domanda, la dotazione di sicurezza della vettura sarà la massima sin dal modello base oppure ci saranno diversi posizionamenti? Noi stiamo cercando di mantenere fedele il prodotto alla nostra immagine che stiamo costruendo, quindi per noi è fondamentale che le versioni che offriamo siano tutte estremamente competitive come dotazione di sicurezza, perché fa parte dell'immagine di marca, quindi sarebbe un po' contraddittorio rispetto a tutto l'investimento degli anni passati che abbiamo fatto. Okay. Modelli futuri? Modelli futuri, dopo la berlina, dopo i 2 volumi che vedete oggi, avremo una crossover, avremo un SUV e avremo una station wagon. Queste saranno la parte iniziale del nostro sviluppo della gamma prodotti. Va bene, grazie mille. Grazie mille.